Allora, a me piace tantissimo scherzare, giocare, mi piace prendere in giro qualunque cosa. Però di questo argomento ormai si scherza e basta, si gioca e basta. Oggi ci sono i porno star, sono opinion leader. E quindi noi faremo una cosa nuova. Di questo argomento parleremo in maniera molto seria. E invito qui con me in palco una persona che ringrazio molto, Luca Marelli. Luca, io ti ringrazio tanto di essere qui con me. Io ci tenevo particolarmente che tu venissi in questa puntata. Prego, sediamoci, va. Grazie. Sei una persona molto coraggiosa. Adesso scoprirete perché. Sei coraggiosa perché è difficile parlare delle proprie debolezze, vero? Sì, è difficile. Tu che debolezza hai o avevi? Per tanti anni c'è stato un problema con la sessualità, che con gli anni è diventata una vera e propria dipendenza, una dipendenza dalla pornografia e dall'autoerotismo. Ed è durato tanto? È durato, diciamo, dalla preadolescenza fino ai 50 anni. E adesso tu ne parli tranquillamente, come mai? Come mai non ti vergogni di parlare di questa cosa? Perché mi sono reso conto che è un problema sommerso e che è alla radice in realtà di tantissimi guai e guasti nella nostra società. E non è stato facile iniziare a parlarne, le prime volte è stato come anche rivivere un po' in un certo senso un trauma. Molti della mia generazione, ho 54 anni, negli anni 70 non c'erano certo gli smartphone, però c'erano comunque già i giornalini, c'erano già le riviste. Io mi ricordo, era un'avventura, esatto, trovare un giornaletto porno, bisognava trovare quello che andava. Io forse è capitato di trovarlo vicino a casa, in giro, qualcuno l'aveva lasciato in giro. E quella prima esposizione, è stato uno shock comunque. E una vergogna, infatti non ho mai parlato con nessuno. Però poi quello si è ripetuto negli anni, sempre andando a ricercare queste immagini dentro comunque una vita felice, cioè non sono una persona che ha subito abusi, anche se in un certo senso l'esposizione precoce a delle immagini che un bambino di 10-11 anni non dovrebbe vedere è un abuso. Secondo molti terapeuti. La mia sensazione è che mentre prima appunto c'era questa avventura nel cercare il giornaletto, cioè dovevi proprio volerlo tanto, dovevi fare una grande fatica anche, adesso sembra che il porno ti viene a cercare. Ce l'abbiamo in tasca. No, ma ti viene a cercare. Cellulare ti viene a cercare. Esatto, cioè mentre io non ho nessuna intenzione di eccitarmi, sto facendo un lavoro, sto digitando, facendo una ricerca, arriva st'immagine, pam! Uno apre la posta e c'è subito un'immagine. E io non avevo nessuna intenzione di eccitarmi, mi distraggo perché devo fare altro, devo lavorare e devo perdere tempo dietro a questa roba. Perché questo ti fa perdere tempo, ti fa perdere la nozione del tempo. Internet è stato il cambiamento di marcia, il cambiamento di registro. Soprattutto da un problema per poche persone è diventato un problema per tutti e che va a colpire tutte le fasce d'età. E tu ti sei dovuto andare a curare? Cioè sei andato da un psicologo? Nel mio percorso a un certo punto, grosso modo, negli anni iniziali del matrimonio questa cosa era un po' sommersa. Poi dopo con internet e l'aumento della frequenza ho cercato uno psicologo, l'ho trovato dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Ma perché qui in Italia non viene considerato un problema? Diciamo che molti terapeuti dicono ma in fondo non è un problema, se uno lo controlla non è un problema, per cui non c'è una comprensione della profondità vera della problematica. E questo psicologo, questo terapeuta in realtà fa un percorso che mette in gioco i tre aspetti del problema, perché il problema molti pensano che sia solo un problema morale o che sia solo un problema di una sessualità più più focosa, più qualcuno pensa che la spiritualità possa guarire come una specie di... In realtà è un problema che è triplice, perché è fisico, è emotivo, è spirituale. Mm-hmm. E allora un recupero e una guarigione deve tenere conto di tutti questi tre aspetti. E poi cosa è successo? C'è stato un momento in cui... Nel mio caso c'è stato da prima una presa di consapevolezza attraverso anche la terapia, che è una dipendenza, e quali sono i gesti da mettere in gioco per vincerla, per cui mettersi degli argini, darsi dei filtri,
stare con delle persone anche che come te capiscano questo problema e ci si aiuti a superarlo. Poi l'aspetto, questo la guarigione fisica vuol dire principalmente la sobrietà, cioè astenersi da questi gesti ripetuti. Poi la guarigione emotiva vuol dire attraverso la terapia capire quali sono le ferite che uno cerca di medicare con questo piacere. E alla fine nel mio caso c'è stata anche una guarigione spirituale, sono accaduti dei fatti andando in una città medio orientale, partecipando un po' per sbaglio o per caso a un momento di preghiera di guarigione all'interno di una comunità cattolica carismatica. Dopo una settimana, dopo aver partecipato a questo gesto, una settimana dopo in una confessione c'è stato una liberazione e un capire che quella compulsione che mi assillava era in qualche modo tacitata e sparita. Ma non può sembrare che è un problema dei cattolici, cioè tu sei un cattolico represso e quindi lo vivi come un problema. Io che sono pacificato non ho questo problema, perché no? Ma mi viene da dire che anche per me in un certo senso non era un problema, perché la vita era sposato, non ho mai tradito mia moglie, quattro figli, tante benedizioni, no? Però ci sono delle conseguenze, per cui anche a chi non crede e non ha magari l'aspetto morale, gli direi prova a pensare alle conseguenze di quei gesti nella tua vita, quanto incidono sul rapporto per esempio con la sposa, quanto possono incidere nel rapporto, nella capacità di dialogo con gli altri, perché sono tutti gesti che portano dentro, che portano ad afferrare e a prendere per sé e non a dare, a donare quello che dovrebbe essere. E allora direi giudicare dalle conseguenze, e possiamo guardarci intorno e vedere quanti matrimoni falliscono. Perché tu non ne parlavi con tua moglie di queste cose? Allora, qua è un discorso un po' complesso, perché essendo entrambi dentro un cammino di fede, cattolici, lo vivevamo come un problema soprattutto morale, per cui da una parte c'era una grande onestà e fin dall'inizio c'era una disclosure, cioè un rendere conto di questo. La difficoltà era stata proprio quello di fare un percorso che fosse capire la dipendenza e capire come serve appunto una guarigione e non basta un impegno morale. Comunque se ne può uscire, questa è una notizia straordinaria. È la cosa che vorrei dire alle persone che avessero un disagio da questo punto di vista. Perché tu hai fondato anche una opera. Sì, diciamo che il percorso anche qua è stato abbastanza laborioso, perché le cose che sono successe nel 2014, per cui parliamo di 3-4 anni fa, questo inizio di guarigione e di liberazione. Lentamente ho capito che c'è un problema e che sono ritornato da quel terapeuta da cui ero stato in cura e l'ho invitato in Italia con altri amici, abbiamo messo in piedi un'associazione che ha fatto come primo gesto una serie di conferenze nel maggio dell'anno scorso, siamo stati in tante città per far capire questo problema e indicare quali sono le vie di recupero. E questa associazione si chiama Cuori Puri? Si chiama Puri di Cuore. Puri di Cuore, scusami. Bellissimo nome. Io ti ringrazio tantissimo che sei venuto qui da noi, ti ringrazio del tuo coraggio. E mi sembra che stai molto bene. Sì. Bene, grazie. Ci fai le tue santitudini? Grazie. Bene. Sono santi coloro che lasciano che i propri occhi vengano curati dallo sguardo di un altro. Sono santi coloro che ti guardano andando oltre i tuoi sbagli. Sono santi coloro che, come l'adultera, si lasciano guardare, perdonare e donare un cuore puro. Grazie Luca.